Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Io sono Rossella e questo è il mio canale e lui è Bignè. Oggi nuovo video per parlare dei prodotti che ho finito nel mese di agosto 2020. La premessa, sempre d'obbligo, non sono io se non c'è una premessa, è che sono stanca perché ho fatto un turno lungo e che ho appena preso anche una pastiglia per il mal di testa. E voi direte: ma come fai a registrare con il mal di testa? Preferisco così. Voi, visto che mi dite spessissimo che vi faccio rilassare, anche voi fate rilassare me. Quindi per me questo è un momento di relax. Si spera che tra la mia pastiglia per il mal di testa, la vostra compagnia e ovviamente il mio adoratissimo Bignè, il mal di testa mi passi. La luce è penosa, ma la giornata è super super grigia, forse pioverà, però così come al solito mi prendete. Allora, parliamo subito di tutti questi prodotti finiti che abbiamo qui con noi sul letto e sono veramente una marea. Velocemente delle incursioni di home e di food, perché sapete che io non registro i corrispondenti video, e poi andiamo ai nostri soliti prodotti beauty. Ho fiducia che tra un pochino lui magari si voglia mettere qui a fare la nanna e voi riusciate a vedere meglio me e i prodotti. Allora, piccolissima sezione home. Io vi faccio vedere a volte, non sempre, i detersivi quando faccio il video degli acquisti naturali, ma forse no. Vi faccio vedere i detersivi green quando li compro, poi finisce, quindi negli haul, poi finisce che li uso, butto i flaconi, e non sapete che cosa ne penso, di questi detersivi. Allora, se vogliamo fare una cosa fatta bene, tu o ti metti, mettiti qui a far la nana, saluta, saluta le ragazze, amore, bravo, saluta le ragazze e mettiti lì, bravo. Allora, questo quindi lo avrete visto in un vecchio video haul, questo detersivo di Chantecler Vert, sapone liquido, capi delicati, profumato con oli essenziali. Questo si può utilizzare, la luce è proprio penosa, si può utilizzare sia per il bucato a mano che per il bucato in lavatrice. Mi è piaciuto tantissimo, per essere un detersivo ecologico lava bene. Il profumo è di buono, di pulito. Oli essenziali non lo so, poi dipende, oli essenziali vuol dire tutto e niente, però mi è piaciuto tanto. Winnis, non posso dire la stessa cosa di questo Winnis Natural ammorbidente concentrato ipoallergenico. Stavo dicendo prodotto con attimo inci, non ha un inci. Scusate un attimo, c'è stato un piccolo giallo, non ha un inci detersivo ovviamente, ha degli ingredienti, ha dei buoni ingredienti perché con materie prime di origine vegetale, tutto quanto volete, profumo di fiori bianchi, ma ni. Il profumo sarebbe anche buono, il problema è che si dissolve completamente e non rimane molto di questo profumo. Stavo vedendo che Bini ha rubato una cosa che non dovrebbe, adesso vediamo se riesco a portargliela via. L'inizio di questo video è già top. Quindi, no, non va bene perché non lascia più il profumo di fiori bianchi e i panni rimangono abbastanza duri e secchi, quindi non è poi così un grande ammorbidente. Avete visto il riacquisto nel video svuota la spesa Lidl? Avevamo finito alla velocità della luce perché davvero uno tira l'altro. Questi cracker al sale e pepe nero di questa marca che si vende alla Lidl durante la settimana britannica.
Ve l'ho già detto, quando vi ricapita questa occasione, quando ricapita questo volantino, assolutamente fatene scorta perché sono troppo buoni, sono buoni come spezzafame, sono buoni con l'aperitivo. Probabilmente adesso mi dovrò interrompere perché lui sta facendo una cosa che non deve. E quindi assolutamente promossi, veramente creano dipendenza. Ve l'avevo mostrata nel video degli acquisti naturali, vi voglio fare due parole perché mi è piaciuta tantissimo. Non avevo mai comprato questa camomilla biologica di Vivi Verde Coop. Ovviamente, essendo della linea verde, della linea Vivi Verde, è un prodotto biologico, è una camomilla buona, né troppo dolce né troppo amara, come piace a me, e sicuramente la ricomprerò. Quindi, anche con questa camomilla, tutta la linea di tè e tisane, della Coop, in particolare di questa linea, si riconferma super top. Adesso vado un attimo a vedere che cosa sta combinando lui, qualche monelleria, e poi andiamo avanti a parlare con i prodotti beauty. Che video tribolato. Allora, nel frattempo, come vedrete dal riflesso degli occhiali, ho dovuto accendere la ring light, perché non si vedeva proprio niente, quindi va bene così. Allora, facciamo subito una piccola incursione di prodotti per il viso, e vi faccio vedere quello che aveva rubato Binè, e così capite perché mi sono affrettata a portarglielo via. Abbiate pazienza, ma questa luce mi dà anche un po' fastidio, mi sento un po' la Barbara D'Urso della situazione. Allora, gli ho portato via questa spugnetta di Konjac, che era in vendita alla Lidl qualche mese fa, secondo me durante il lockdown. Erano appunto quelle spugnette di Konjac presente in vari colori, e a ogni colore corrispondeva insomma una diversa qualità, una diversa caratteristica. Questa era quella verde purificante, è quella che avevate visto sicuramente anche in uno dei video dal mare, perché l'ho utilizzata per buona parte della vacanza e anche oltre. Ovviamente la durata di queste spugnette non è assolutamente paragonabile ad esempio a quella di una spugna di mare. Detto ciò, sono spugne che mi sono piaciute tantissimo, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa costa molto molto meno rispetto alle solite spugnette Konjac, e mi è piaciuta tanto. Sapete che la spugnetta di questo tipo per me è uno degli irrinunciabili e la faccio girare alternandola ai vari dispositivi. Adesso Binè ha uno dei suoi bastoncini che si è quasi divorato del tutto, quindi questa gliel'abbiamo fatta sparire. Allora, finita. Se non si strozza, finita questa incursione, vi chiedo scusa per veramente il video tribolato, questa piccola incursione sul viso, andiamo con il resto dei prodotti. Allora, ho finito questa confezione di integratore della Matte Rimedi d'Oriente Pappa Reale Ginseng e Polline. Erano 8 fialette da 10 ml. Contenute appunto in questa confezione fatta così, con tutte le sue belle fialettine, e appunto l'avevo presa alla Lidl ad un super prezzo intorno ai 5 euro, proprio per un attimino darmi un po' di tono in tutti i sensi, in questo periodo in cui il caldo mi ha abbastanza ammosciata. Mi sono piaciute, sì, devo dire che un blando effetto lo hanno avuto, probabilmente per avere un riscontro un pochino più evidente sarebbe stato necessario prenderne almeno un paio di scatole. Io ne avevo acquistata soltanto una, io nel frattempo sto vedendo nello specchio quello che fa quel pagliaccio, e quindi sì. Insomma, posso dire che mi sono piaciute e che le ritengo un rimedio efficace.
Allora, questo mese ho da mostrarvi soltanto due prodotti per i capelli. Allora, una è la mia tinta, forse qualcuna si sarà accorta che evidentemente ho rifatto il colore, non però su tutta la lunghezza, ma soltanto sulla ricrescita. Adesso, vabbè, i capelli non sono neanche particolarmente puliti e avrebbero bisogno di un bel lavaggio. Chiedo scusa, almeno poi siamo libere e felici. Eccomi, forse adesso riusciremo a parlare un pochino più tranquille. Quindi, questa l'ho riacquistata perché voglio temporeggiare fino all'inizio della scuola, per andare a fare il colore come si deve dalla parrucchiera, ma siccome mi sono trovata così bene, ma così bene, con questa colorazione, che è una colorazione permanente senza ammoniaca, con il 60% di oli, con oli di fiori, di origine naturale. Così vi ho letto almeno tutto il claim. Dicevo, mi sono trovata talmente bene con questa Garnier Ollia, che a onor del vero mi è stata proprio consigliata quando i parrucchieri erano chiusi dalla mia parrucchiera, che ho deciso di ricomprarla. Ed infatti, secondo me, per fare i ritocchi, per fare le ricrescite, ma perché no, per chi ne avesse bisogno, anche per fare la tinta su tutta la lunghezza, è veramente ottima. Questa ve la strapromuovo, è facilissima da utilizzare, ha dentro un balsamino, che poi vedrete sicuramente nei finiti di settembre, che è un balsamo, che pur non avendo un'incia assolutamente verde, è un balsamo di tutto rispetto, che fa il suo ed ha un profumo super stupendo, mai trovato in nessun balsamo biologico, e quindi niente, questa l'ho finita, l'ho utilizzata quando avrò bisogno di fare soltanto un ritocco e non potrò andare dalla parrucchiera, sicuramente la ricomprerò. Secondo e ultimo prodotto per i capelli che vi mostro a questo giro è questa maschera, voi qui non vedete niente di Giada, eccolo qua, la marca di Giada Cosmetics, è una maschera per capelli in tessuto, la sua particolarità è questo effetto termovapore. Questa era nella versione purificante con estratto di zenzero ed olio essenziale di menta per capelli grassi, piaciuta tantissimissimo. Io non avevo mai provato questa tipologia di maschera, che è una sorta di maschera in tessuto per i capelli, a forma di cuffia, che contiene al suo interno questo siero, questa crema, insomma, questa tipologia di prodotto, che va ad agire sui capelli lavati. La seccatura di questo tipo di maschera è che bisogna lavarsi i capelli, quindi io lo faccio nella vasca, oppure nel lavandino, dove lavo la biancheria, poi vanno tamponati con l'asciugamano e va applicata la maschera, che ha appunto questo effetto, questa cuffia ha questo effetto termovapore. Io a sua volta sopra ci applico il turbante di spugna della Decathlon, in modo, insomma, io ho proprio tanti capelli, da far rimanere tutto perfettamente sigillato, anche se la maschera ha la sua linguettina. L'effetto che mi è piaciuto è stato l'effetto che mi è piaciuto l'effetto che ho avuto mi è piaciuto tanto, non so se sia stata realmente purificante perché io alla base ho i capelli che si sporcano facilmente, però è una maschera super super fresca, che è piacevolissima da utilizzare in questo periodo, e a me, anche se la sua funzione non è quella, ha fatto una sorta di effetto che possiamo definire styling, lisciante, nel senso che è andata proprio, anche se questa ha una funzione, purificante, è andata a nutrirmi i capelli, senza però andarli ad appesantire. Quindi io poi all'asciugatura, qui poi non si applica, dopo che è stata ben sciacquata, non si applica nessun balsamo né nulla, la maschera fa tutto lei. Mi sono trovata con i capelli super lisci e super disciplinati, per niente annodati, quindi
Ha un ottimo potere districante, e devo dire che mi è piaciuta tanto. Sono curiosa, di provarla anche nelle altre varianti, anche se spesso, il claim è soltanto, diciamo così, indicativo e poi le maschere alla fine si rivelano un po' tutte uguali. Però questo non ve lo posso dire al momento perché le altre non le ho provate. Mi ero dimenticata di mostrarvi le cose Shue Shue, e cioè questa confezione da 50 bastoncini cotton fioc, qua non si vedrà niente, di Ombia Cosmetics. Questi si vendono da Aldi, sono delle confezioni molto pratiche, che contengono appunto 50 bastoncini, ideali per chi ha poco spazio, ideali da portarvi in viaggio se non sapete rinunciare a un certo quantitativo di cotton fioc. Mi sono piaciuti, insomma, sono dei normalissimi cotton fioc. Finita questa carta igienica umidificata della marca del DM. Questa era nella profumazione Ibisco Bianco, una limited edition. Non le posso definire salviettine, ma una vera e propria carta igienica umidificata a tutti gli effetti, perché era proprio molto molto sottile e tendeva anche a sfaldarsi. Quindi sì, noi l'abbiamo utilizzata anche per pulirci le mani, però questa è una vera e propria carta igienica umidificata. Finita questa confezione di assorbenti in cotone Laurella Bio Cotton, questi li avevo acquistati all'Ipersop in Liguria perché appunto ne avevo avuto la necessità. Vi avevo già detto che non è una tipologia questa di Laurella che mi fa proprio impazzire, perché mi dà anche un pochino fastidio, però da utilizzare come assorbenti da stratificare, passatemi il termine, hanno fatto il loro. Questi appunto erano da giorno con ali, una bustina da una confezione da 12, non penso di ricomprarli, li avevo acquistati soltanto perché erano in promo. E infine, chiudendo con gli assorbenti, vi mostro come tutti i mesi i miei soliti Lines Idea Liberty. Anche se grazie a uno scambio di idee con Annalisa del canale Nel Mondo di Alisa, stavamo parlando, ci siamo ritrovate a parlare di assorbenti lavabili. E mi ha convinta, nel senso, non che ci sia voluto molto a convincermi, perché sentendo la sua esperienza mi sono convinta della bontà, insomma, che delle molteplici, diciamo, effetti positivi, sia a livello di impatto personale sia a livello di impatto ambientale, che hanno gli assorbenti lavabili. Però non li ho ancora acquistati, quindi sono ancora in stand-by, ve ne riparlerò. Se eventualmente li dovessi acquistare, ve ne parlerò. Per favore, però, se c'è qualcuna che utilizza gli assorbenti lavabili, questa è un'ottima occasione per scriverlo qua sotto e raccontarmi la sua esperienza. Allora, prodotti per il corpo, finito questo solvente per smalto senza acetone con olio emolliente, qui ci dice di Today, non ricordo assolutamente dove avessi acquistato questo acetone, forse anche lui da Aldi, ma non ne sono assolutamente sicura. Sono contenta di averlo finito perché non è un acetone che mi ha particolarmente entusiasmato. Qui dice che non contiene appunto acetone, però io questi prodotti li trovo tutti puzzolenti alla stessa maniera, quindi no, questo nello specifico non lo ricomprerò. Mio marito ha finito questa confezione di deodorante Malizia Uomo, profumazione Vetiver, ditelo come volete. Mi è piaciuto non perché io l'abbia utilizzato, ma appunto perché utilizzandolo lui, ovviamente anch'io ho avuto modo di snasare questa profumazione e mi è piaciuta. Voi sapete quanto io sia rognosa con le profumazioni.
quindi questa era assolutamente al mio naso più che tollerabile, quindi posso dire che questo mi è piaciuto. Finito questo dentifricio di Bio Repair Kids zero fluoro con estratto di fragola. Ovviamente questo è un dentifricio per bambini che ha utilizzato e terminato Tommaso. Gli è piaciuto tanto perché gli piacciono particolarmente questi dentifrici alla fragola. Non è finita del tutto, ma quasi. Mi dispiace che si veda un pochino poco. Questa pasta protettiva biologica ideale per il cambio pannolino della linea Provenzali, quella cosmetici biologici. La solita pasta a base di ossido di zinco, appunto, per il cambio del pannolino, ma non solo, per tutte quelle che sono le varie forme di irritazioni. Mi era piaciuta, ci era piaciuta, ma avevo un PAO che adesso qui non leggo più. Comunque, al naso. Assolutamente la crema è scaduta, ha un odore cattivo. No, il PAO di 12 mesi sì, era aperta da più di 12 mesi, era scaduta, insomma, è scaduta la profumazione cattiva, però è un buon prodotto. Il mio consiglio spassionato è per quanto riguarda tutti questi prodotti che vengono a contatto proprio strettissimo delle zone intime, vedete. Forse un lampo è di utilizzare paste protettive con buoni ingredienti sia per i nostri bimbi che per noi. Di questo detergente intimo, rimaniamo sull'intimo, c'è anche un capello attaccato. No, non mi sbagliavo, sta arrivando un temporale finalmente. Vi avevo già parlato nei top e flop e l'avevo assolutamente inquadrato nei prodotti flop. Non mi era piaciuto, non mi è piaciuto assolutamente questo detergente intimo Gino Canesten, protettivo con acido lattico e compagnia, un prodotto di Bayer. Non mi è piaciuto perché non ha fatto nulla di particolare, non ha avuto alcun effetto particolare, non l'ho trovato particolarmente lenitivo, il costo è assolutamente spropositato rispetto alla qualità del prodotto. Ovviamente parlo come al solito della mia esperienza personale, e come vi avevo già detto, ci sono detergenti, intimi che costano molto molto meno, ma anche meno della metà di questo. Che sono molto più performanti sia a livello di aspetto delicato, di aspetto purificante o aspetto lenitivo. Questo assolutamente non mi ha comunicato nulla. Finito questo sapone lavamani di Balea, questo era al profumo di limone, lime e melissa, una confezione da 300 ml. Questo è specifico per la cucina perché aveva una profumazione che va proprio spiccatamente a levare i cattivi odori dalle mani, quindi quando si cucina qualche cosa di puzzolente. A dire la verità, noi l'abbiamo utilizzato non soltanto come prodotto così da cucina, ma anche semplicemente per lavarci le mani in caso di bisogno in cucina. Non l'ho trovato particolarmente delicato, quindi non mi è piaciuto tanto perché andavo un pochino a tirare, a seccare le mani, e la profumazione, devo dire la verità, sia al mio naso che a quello di Tommaso era quella di pompelmo. Noi ci sentivamo odore di pompelmo. Comunque, pur non essendo un cattivo prodotto da lavandino della cucina, sicuramente non lo ricomprerò. Allora, passiamo alla sezione viso e andiamo a farvi vedere velocemente le poche maschere che ho utilizzato
in questo mese di agosto. Questa era fresca fresca di acquisto, la riconoscerete sicuramente, un'uscita di Lidl, questa Aloe Fresh by Sien, con aloe vera, allantoina e acido ialuronico per pelli normali e secche. Allora, sul fatto che sia dedicata a pelli normali e secche ho comunque qualche dubbio, perché la mia pelle sì, si avvicina più al normale, sicuramente non al secco. Io ho una pelle mista che ovviamente in questa stagione si è lucidata più del solito nella zona T. È una maschera assolutamente low cost, che posso dire essermi piaciuta per il prezzo che ha. L'ho trovata assolutamente idratante, rinfrescante, non mi ha dato un effetto fantabolante, ma è comunque una maschera carina. Se devo trovarci un difetto, e so che l'hanno segnalato anche altre ragazze che l'hanno utilizzata, è che è un po' piccina. A me andava a ricoprire bene il viso, però era un po' corta. Non dico che mi arrivasse a metà guancia, ma quasi. Quindi sì, una maschera carina per il prezzo, che ha, però appunto ha questo difetto, della forma un po' troppo piccola. Anche questa è una riconferma, questa comprata e ricomprata, questa, Garnier, Skin Active Hydra Bomb, nella sua versione lenitiva per pelli secche e sensibili. Della Hydra Bomb è sicuramente, di tutta questa linea, credo di averle provate quasi tutte, è di sicuro la mia, preferita, perché sì, è assolutamente lenitiva, ha un buon potere calmante sui rossori, è una maschera super idratante, quindi, ottima, utilizzata sia, come doposole ma anche come dopo mascherina, e queste ce le dovremo portare ancora per un po', con camomilla, acido ialuronico e siero idratante. Assolutamente sì, contiene anche una buona quantità di prodotto, tale che la maschera sia molto molto imbevuta. Ve lo segnalo, credo anche le altre volte, che di solito questa tipologia di maschere, le tengo indosso, non soltanto i 15 minuti indicati dalla confezione, ma fino a che il tessuto si asciuga del tutto, perché la mia pelle si è bevuta tutto il liquido, insomma, fino all'ultima goccia. Piaciuta, insomma, se è un riacquisto, vuol dire che mi piace. Finita l'ultima maschera, con lei ho finito tutto il pacchetto che credevo di avere qui, ma evidentemente la scatolina di cartone devo averla buttata. Comunque, ho finito l'ultima maschera di Benton, di questa speciale linea alla bava di lumaca. È una maschera coreana, è una maschera che avete visto più e più volte nei miei video, perché avevo acquistato su Amazon un bel paccotto con tante di queste maschere. Un po' le ho utilizzate su di me, anche se non continuativamente, quindi per quanto riguarda l'effetto schiarente, l'effetto antimacchia, questo non ve lo posso dire, perché probabilmente queste maschere andrebbero utilizzate nella stessa appunto tipologia, tutte in sequenza, a una distanza regolare di tempo, cosa che io non ho fatto. Io l'ho utilizzata così, una tantum, alternandola a tutte le maschere che possiedo. Di questa ne ho regalata qualcuna, quindi aspetto feedback dalle destinatarie dell'omaggio. Mi è piaciuta, questa mi è sempre piaciuta, come vi dico sempre, la mia pelle risponde bene, ama particolarmente la bava di lumaca. Se dovessi trovare una qualche offerta di queste maschere Benton, posso pensare di ricomprarla. Finiti, anche se ne ho una scatolina anche di questi, ne ho utilizzati due confezioni, questi patch per gli occhi di Zhao Natural.
stupidamente non sono andata a rileggere la descrizione del prodotto prima di registrare il video, ma mi è proprio scappato di mente. Comunque ne ho ancora di questi patch per gli occhi, quindi ve ne riparlerò in modo compiuto la prossima volta, promesso. Per ora posso dire che appunto contengono queste alghe, questo estratto di alghe, nello specifico è questo Fucus vesiculosus, che non so che tipologia di alga sia, promesso per la prossima volta mi documento meglio. Due li ho tenuti per mostrarvi come sono, se non si sono disintegrati rimanendo nel sacchetto sul balcone. Sono dei patch fatti così, quindi di una discreta dimensione. Carino anche il fatto che siano color oro. Sono di questa sorta di idrogel e ovviamente queste lunette vanno applicate insomma nella zona delle occhiaie, nella zona interessata. La posa è di 20-30 minuti e io li ho tenuti per tutto il tempo di posa, non cascano, quindi potete tranquillamente farli mentre state facendo anche dell'altro. Mi sono piaciuti tantissimo perché hanno un effetto assolutamente anti-age, nel senso che li trovo, anche se chiaramente a livello temporaneo, dei patch per gli occhi liftanti, quindi vanno ben bene a piallare la zona, a riempire le rughette del contorno occhi. Hanno un bel effetto appunto lisciante, non ho notato un effetto particolarmente schiarente sulle occhiaie, ma non credo che rientri nelle prerogative di questi patch anche l'effetto schiarente. Mi sono piaciuti veramente tanto. L'unico neo è una cosa assolutamente sopportabile, ma nei primi minuti di posa pizzicano un po'. Non sto dicendo che bruciano, perché se bruciassero non riuscirei a sopportarlo e comunque non mi fiderei nemmeno a tenerli. Sto solo dicendo che pizzicano un po', quindi nei primi minuti danno un lieve pizzicore. Dopodiché questo effetto svanisce del tutto, quindi si riescono a tenere in posa, almeno io, per tutti i 30 minuti. Siamo a tutti gli effetti entrati nella categoria viso, non è finito, ma andrò a regalare, purtroppo con la luce non si vede niente, questo detergente viso, della linea Pelle Pura Bio, quindi con certificazione EcoCert Cosmos Organic di Bottega Verde, dermopurificante per pelli miste o grasse con zenzero, limone e orzo. Lo andrò a regalare non perché non sia un buon prodotto, tra l'altro, avendo la certificazione ha anche un ottimo INCI, ma perché lo trovo un po' troppo aggressivo. È indicato per le pelli miste, ma io lo trovo veramente troppo aggressivo. Quindi sì, sicuramente può essere che sia più adatto alle pelli grasse o ancor più alle pelli impure, quindi alle pelli problematiche, però sulla mia pelle mista è stato troppo troppo aggressivo. Lasciavo quell'antipatico effetto tiraggio, quindi no, assolutamente no. Lo utilizzavo soltanto al bisogno, quando avvertivo la pelle un pochino più sporca. O perché mi sono esposta particolarmente all'aperto nei giorni del ciclo in cui forse la pelle si sporca un pochino di più, però no, per la mia tipologia di pelle non va bene.
Finito un pochino a fatica, devo dirvi la verità, probabilmente si tratta anche di un buon prodotto, però anche qua, avendone fatto un uso discontinuo, non riesco a dare una recensione completa. È una crema per il viso, qui la chiama emulsione schiarente, liquirizia e vitamine. Il marchio è Frensi Bioculture, di cui io avevo acquistato tempo fa una box. Si tratta appunto di una crema per il viso da utilizzare proprio come da indicazioni soltanto la sera, perché contiene tutti questi buonissimi estrattini che hanno proprietà schiarenti e quindi andrebbero a fotosensibilizzare la pelle se utilizzata durante il giorno. Come crema in sé mi è piaciuta anche perché era una crema che si stendeva bene, si assorbiva facilmente, aveva un buon potere idratante senza essere una crema pesante, però la sua funzione sarebbe quella di prodotto schiarente, quindi che va a agire sulle macchie, che va quindi un po' a uniformare l'incarnato. Però no, purtroppo io avendola usata in modo discontinuo, ce l'avevo aperta insieme ad altre creme, purtroppo non mi sento di darvi una recensione completa. Per quello che l'ho provata, è sicuramente un prodotto carino. Finito questo City Detox trattamento liquido anti-pollution della linea Elisir Jeunesse di Yves Rocher, posso definire questo trattamento che sa tantissimo di aloe. Io non ho più qui la confezione con l'inci, ma si sente tantissimo il profumo di aloe. Mi è piaciuto tantissimo e stavo dicendo, lo posso definire un prodotto essence, nel senso che sicuramente è più consistente rispetto ad un tonico, ma è più liquido rispetto ad un siero. È un trattamento, appunto, come dice la parola stessa, anti-pollution, anti-inquinamento, che io andavo ad applicare chiaramente come trattamento giorno. Mi è piaciuto tanto perché in questa stagione, sotto la protezione solare, o comunque se non la protezione solare, il fluido con SPF 30 di Kiko che sto utilizzando mi aiutava comunque a dar da bere alla pelle, quindi a tenerla fresca ed idratata al di sotto appunto della protezione solare. Anche questo mi è piaciuto tanto. È sicuramente uno dei cavalli di battaglia di Yves Rocher e uno dei cavalli di battaglia proprio di questa linea. Quindi questo assolutamente, se vi capita qualche promo o se avete la solita cartolina a disposizione, provatelo, fateci un pensiero. Finiti questi pad per il viso, è stata una confezione interminabile da 80 pezzi, purificanti Clear più Cool, di questa marca sconosciuta in vendita da Primark. Qui c'è ancora il prezzo, a un prodotto assolutissimamente low cost, 2,50 € per 80 pad. Erano dei dischetti che avevano una tramatura in rilievo, che hanno un odore assolutamente presente di tea tree. Quindi sappiate, se vi interessa acquistarli, che il tea tree si sente. È un prodotto però talmente low cost che dal mio punto di vista vale la pena di essere acquistato. Li ho utilizzati al bisogno quando andavo appunto magari a utilizzare anche questo detergente, quindi nei giorni, nei momenti in cui volevo la pelle un pochino più pulita e purificata.
Utilizzati da soli non lo so, ma in una combo all'interno di una skincare routine strutturata purificante contribuiscono insieme a tutto il resto a fare il loro. È un prodotto fresco, secondo me ottimo per l'estate. Penso che sempre le famose pelle grasse impure che ho citato prima ne possano trovare giovamento se capitate da Primark per 2,50 euro, fateci un pensiero. Scusate se bevo, ma non so nemmeno da quanto sto parlando. Finita da mio marito, ma iniziata da me una straordinaria crema per il viso. Una delle migliori creme viso mai provate è questa crema viso anti-age per tutti i tipi di pelle. Agisce efficacemente sui segni del tempo grazie alle più preziose materie prime naturali, che qua non dice quali sono, ma ve lo dico io. Parlo di questo prodotto di Bioeth Karube, questo reversibile trattamento completo anti-età, ed essendo di Bioeth Karube, l'attivo principale, che contiene, che è un antiossidante per eccellenza, sono i semi di carruba. Vabbè, qui adesso rimanendo qua in bilico, c'è ancora qualche applicazione, più di un paio di applicazioni ci sono tutte, quindi vado, mio marito me l'aveva rifilata qui nei finiti, ma in realtà un paio di volte ce la mettiamo ancora. È una crema che io avevo utilizzato prettamente come crema notte, lui come crema giorno, infatti qua non contiene alcuna specifica, perché può essere tranquillamente utilizzata sia per il giorno che per la notte. È una crema che fa tutto lei, nel senso che di nome di fatto è un trattamento completo anti-età, vi fa una pelle liscia, vi fa una pelle compatta. La mia pelle in questo momento è allucinata da questa ring light, che forse adesso è pure troppo. Comunque non fatevi ingannare dalla luce di questo momento, ma è una crema superlativa. Il prezzo è quello che è, perché è un prodotto high cost, però quando vi parlo dei prodotti di Bioeth Karube vi dico sempre di farvi il salvadanaio, perché valgono ogni centesimo che costano. Finito questo cleansing oil della linea One Age di Sien, la sua fama lo precede, olio detergente low cost uscito alla Lidl presumibilmente nel mese di maggio. Io l'ho messo subito in uso e l'ho terminato appunto in questo mese di agosto. 100 ml di prodotto, un olietto che è a base, io ve ne dico soltanto due, di olio di soia e olio di girasole, ma contiene anche tocoferolo e altri ingredienti. Non è assolutamente un prodotto biologico, appunto era indicato per una fascia di età 60 più, come abbiamo detto più volte, ma è un olietto detergente struccante utilizzabile in qualsiasi fascia di età, perché pur essendo pensato per pelli mature molto secche, non è un olio assolutamente pesante, anzi è molto leggero. La profumazione era caratteristica di miele, ma senza essere stucchevole né sgradevole in alcun modo. La mia pelle non va super d'accordo con gli oli struccanti, soprattutto se sono, passatemi il termine, troppo bio, nel senso che contengono troppi, troppi, troppi attivi, poi la mia pelle inizia
a farci un po' a pugni. Questo per pelli come la mia è la perfetta via di mezzo, perché sono riuscita ad utilizzarlo senza che mi comparissero imperfezioni, senza che mi uscissero grani di miglio oppure foruncoletti sotto pelle. Quindi significa che in questo lungo tempo di utilizzo questo olietto non mi ha mai ostruito i pori. Ovviamente una limited edition. Spero che il signor Lidl lo riproporrà, di modo che tutte noi lo potremo riacquistare. Prezzo piccolissimo, risultato notevole. Finita, questa, non è una maschera, è un esfoliante, un precisamente Brightening Exfoliator di Pai, questo credo che sia l'ultimo prodotto trovato nel calendario dell'avvento di Eccoverde. L'ultimo di cui vi parlo almeno, è un esfoliante illuminante, posso definirlo una sorta di gommage. Il colore non so se si vedrà ancora, no, credo assolutamente di no, era di un bel colore giallo intenso, conteneva al suo interno dei granulini a mo' di gommage per niente aggressivo, a base di cucui e jojoba bead skin, qui ci dice cucui e jojoba bead skin, quindi pelli, non lo so, non riesco a tradurlo. Detto ciò, questo è un prodotto è vegano ed è certificato, sì, questo è un prodotto assolutamente biologico. Si trasformava in una sorta di latte massaggiato sulla pelle. È un prodotto che mi è piaciuto perché faceva un'esfoliazione delicata e aveva veramente un effetto illuminante. Ciò che non me lo farà ricomprare è la profumazione un po' troppo plasticosa che non mi è piaciuta per niente. Finito questo burro cacao, direi decisamente famoso, il famoso Nutrilabbra vellutante ai quattro burri dell'erbolario, finito anche qua fino all'ultima goccia. Piaciuto tantissimo, è un burro cacao che ha più del balsamo labbra che non del burro cacao, perché appunto contenendo questi quattro burri, che qua ovviamente non so più dirvi quali sono perché non ho più la confezione di cartone. Comunque questo è agevolmente, si trova insomma facilmente andando a cercare sul sito dell'erbolario. Buono, veramente nutriente, vi fa una bella barriera, ottimo da utilizzare anche sotto la ormai famigerata mascherina, ottimo come trattamento pre-nanna. Buonissimo, insomma, un ottimo burro cacao. Per le amanti di tutti i prodotti l'erbolario, almeno una volta lo dovete acquistare. Ci siamo quasi. Finito questo fluido della linea Collagen Effect di Sien, era questo fluido. Io ho tagliato anche il tubicino che aveva questo bellissimo e sciccosissimo applicatore che pare in vetro, ma in realtà è in plastica. Come dice la stessa parola, è un prodotto a base di collagene che aveva un profumo delicatissimo e buonissimo di buono, un fiorito comunque buonissimo. Un fluido che io sono andata a applicare più che altro sulle rughe di espressione della fronte, utilizzando appunto l'apposito applicatore. Non mi potevo aspettare e difatti non ho avuto il miracolo dall'applicazione di questo fluido, però è stato un prodotto carino, perché comunque è un prodotto idratante che vi aiuta perlomeno a mantenere una certa idratazione della pelle. Di più non vi so dire perché risultati particolari sulle rughe ovviamente non li ho avuti.
Allora, vi sto per mostrare due contorno occhi che non ho del tutto finito, ma li ho travasati in un pottino perché, come vedete, ho tagliato tutte e due. Qui non si vede, ma è tagliata. Ho tagliato tutte e due le confezioni, quindi ve ne parlerò adesso e quando finirò i pottini, ovviamente non ve ne parlerò più, tanto ho utilizzato tutto il prodotto, per cui la mia recensione è assolutamente completa. Ve l'ho nominato 6 milioni di volte questo Fermentation Eye Cream di Benton. Questo contorno occhi dalla consistenza che posso definire a metà tra un sorbetto e un burro, un po' quel burro montato che si mette sui cupcake. Quindi la consistenza di questo prodotto è questa. È un contorno occhi un pochino costoso, ma contiene 30 grammi di prodotto che vi dureranno un'eternità, quindi il costo è assolutamente ammortizzato. Lo metto sul podio dei miei contorno occhi preferiti, perché posso dire che fa tutto lui, va a idratare la zona, ma non solo, quello è soltanto il primo effetto, ve la va a nutrire, vi va a spianare le piccole micro linee di espressione, fa tutto lui. Mi piace perché è molto molto nutriente, senza però essere pesante. Non mi ha fatto comparire i grani di miglio nella zona del contorno occhi, pur tenendo insomma, sempre la zona ben nutrita. Posso definirlo un anti-age notturno per eccellenza, perché io questo lo vedo e lo indico come un contorno occhi per la notte. Piaciuto e strapiaciuto. Nelle scorte ho un'infinità di contorno occhi, ma quando le avrò finite, questo verrà sicuramente riacquistato. Chiudiamo con il botto. Finito questo contorno occhi, questo è specificamente da giorno della linea Lifting Vegetal di Yves Rocher. Questo è un contorno occhi anti borse, anti occhiaie di nome e di fatto. Anche lui è un prodotto a effetto lifting, è un prodotto anti-age per eccellenza, perché fa assolutamente il suo. Ho avuto ottimi risultati utilizzando questo contorno occhi sia sulle mie occhiaie, che non sono quasi mai particolarmente pronunciate, sia soprattutto sulle borse. Tenuto in frigo poi è una mano santa, perché ha avuto veramente un effetto sgonfiante ed defatigante anche dopo una giornata di lavoro. Ottimo, dicevo, la sera, ma ottimo da utilizzare anche la mattina se vi svegliate con le borse, ed è quello che io ho fatto più di una volta, ed è quello il motivo per cui l'ho anche conservato gelosamente in frigorifero. Mi è piaciuto tanto, assolutamente. Alla prossima cartolina o alla prossima promo, quando farò l'ordine per le mie clienti, posso pensare di riacquistarlo come prodotto salvagente. Questo è un salvagente, un vero e proprio rimedio di emergenza. Questi erano tutti i miei prodotti finiti del mese di agosto. Non so neanche più a quanto è arrivato il video con tutte le varie interruzioni. Spero poi di annunciarvi una bella novità per quanto riguarda il video dei prodotti finiti del mese prossimo. Quindi spero nel mese di settembre di andare a concretizzare un progetto che ho in mente, ma sicuramente ne riparleremo. Per il momento, grazie se siete arrivati fino alla fine del video. Come al solito, vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, ciao!